Forse non lo sapete, ma è ancora tra noi un personaggio eccezionale. Un uomo che non solo dice di avere fotografato, filmato dei dischi volanti, degli extraterrestri e aver prodotto dei documenti veramente interessanti, che tra poco vedremo, ma addirittura lui sarebbe l'intermediario di queste creature extraterrestri per raggiungere un obiettivo molto semplice: salvare l'umanità. Stiamo parlando di Billy Meyer, un contadino svizzero che si è scoperto profeta dei pleiadiani, e di questo parleremo oggi insieme a Strane Storie. Secondo un celebre luogo comune, la Svizzera sarebbe un posto tranquillo, un paese dove non succede molto e quindi anche dal punto di vista ufologico, tutto sommato, lì non dovrebbe mai essere accaduto niente di particolarmente clamoroso, comunque non abbastanza scoppiettante da attirare l'attenzione degli appassionati e dell'opinione pubblica internazionale. Ma si sbaglierebbe, perché a smentire questo luogo comune c'è il nome di un uomo che forse oggi è un po' sbiadito in effetti, ma per diversi anni ha acceso un'intensa controversia intorno alle sue presunte esperienze di contatto extraterrestre. Quell'uomo si chiama Edward Albert Meyer, ma ancora oggi è più noto col diminutivo di Billy Meyer. Confidente degli extraterrestri delle Pleiadi, viaggiatore nel tempo, fortunato autore di foto e filmati di UFO di ogni genere, equipaggi compresi, fondatore di una nuova religione, ultima reincarnazione di una lunga serie di profeti e di capostipiti delle religioni che si sono finora succedute sulla Terra, e mi fermerei qui, visto che l'elenco sarebbe anche troppo lungo. Ma chi è? Da dove salta fuori questo Meyer? Bentrovati naviganti del mistero e dell'insolito. Io sono Massimo Polidoro e vi do il benvenuto a un nuovo episodio di Strane Storie, la mia serie che ormai lo sapete ogni settimana ci conduce a indagare con gli strumenti della scienza e della razionalità enigmi e credenze ai confini del reale. Se volete unirvi agli altri naviganti per scoprire i segreti del mio mestiere, imparare a vostra volta a indagare misteri e magari collaborare con me, più avanti vi spiegherò come fare. Oggi andremo a indagare nella storia di una delle figure più singolari di tutta l'ufologia. E dunque cominciamo. Da dove salta fuori questo Billy Meyer? Beh, un po' come tutti i sedicenti profeti che si succedono sulla Terra da qualche millennio, anche Meyer spunta fuori da un luogo anonimo e ordinatissimo, quasi per definizione, la bella e storica cittadina di Bülach, 20.000 abitanti nella Svizzera tedesca. Per essere più precisi, si trova nella parte nord del cantone di Zurigo, non lontano dal confine tedesco. Un luogo tranquillo, ovviamente, ordinato, dicevamo, no? Almeno all'apparenza, e forse troppo ordinato per il giovane Edward Albert Meyer, il figlio di un calzolaio venuto al mondo il 3 febbraio 1937. Ancora adolescente si arruola nella legione straniera francese e prende a girare il mondo. E già, perché qualsiasi cosa si pensi di Meyer, fin dall'inizio è chiaro che si tratta di una persona irrequieta e a modo suo alla ricerca di un equilibrio e di una spiritualità alternativa rispetto a quella tradizionale. Il cristianesimo protestante nel quale è cresciuto non gli dice niente. L'Occidente, la razionalità gli vanno stretti. Lascia così la legione straniera sconvolto, racconterà in seguito, a causa degli eccessi disciplinari, e allora, oltre a fare l'agricoltore per vivere, inizia un viaggio verso quella che dice essere la sua ricerca spirituale. Cerca fonti di ispirazione a Oriente, in particolare va in Turchia, oltre che nel vicino Oriente, e in India.
sembrerebbe dunque un perfetto figlio della rivoluzione culturale degli anni 60, un figlio dei fiori. Solo che quel peregrinare gli cambierà la vita in maniera definitiva e in maniera anche traumatica. Mentre si trova infatti sui monti dell'Anatolia, di rientro da un viaggio in Oriente, l'autobus sul quale si trova finisce in un avvallamento e lui per l'incidente perde il braccio sinistro che gli verrà amputato. Ma Meyer non è un uomo da arrendersi, nemmeno di fronte a un fatto così grave. Pensate, già l'anno dopo è in Grecia, lì conosce una ragazza, la sposa immediatamente e da lei ha tre figli. Quella donna si chiama Calliope Zefiru e, come vedremo dopo, nella storia ufologica di Edward Meyer, o meglio di Billy Meyer, come per l'appunto inizia a farsi chiamare da tutti, svolgerà un ruolo molto molto importante. Come vedremo, la signora Calliope seguirà Billy in molte delle sue disavventure ufologiche, ma non proprio fino in fondo, per così dire, ma lo vedremo tra poco. Nel 1970 Meyer rientra sulle Alpi dopo lunghi anni da girovago, ma sino a quel punto è ancora un perfetto sconosciuto. Poi però un giorno del 1975 eccolo di colpo salire agli onori delle cronache, prima in Svizzera e in Germania, ma subito dopo molto rapidamente in mezzo mondo, in particolare negli Stati Uniti. Che cosa è successo allora di così importante? Fate che Meyer inizia a raccontare con estrema tranquillità di essere in rapporti, sin da quando era un bambino, con gli abitanti del pianeta Erra, non Terra, Erra, che poi sarebbe uno dei quattro pianeti abitati del sistema solare delle Pleiadi, così ci racconta. Un ammasso stellare, quello delle Pleiadi, relativamente vicino alla Terra, solo che dopo aver taciuto così tanto per tutta la sua vita, a causa però di precise istruzioni che gli avevano impartito gli alieni, a partire dalla fine del gennaio 1975, Meyer inizia a sfornare una gran quantità di fotografie di UFO che hanno una particolarità singolare. A differenza della maggior parte di foto simili, queste, le sue, sono nitidissime. Inoltre, riesce a produrre anche alcuni filmati delle navi spaziali pleiadiane, con le quali i suoi amici vengono a trovarlo in gita nelle campagne zuriesi. Le foto e i video sono affascinanti e imbarazzanti allo stesso tempo. Sembra lontanissimo, no? Il tempo delle immagini in bianco e nero, dell'ufologia delle origini, ad esempio quelle del dischetto volante di Bruno Ghibaudi, vi ricordate? Ne abbiamo parlato in un'altra puntata di Strane Storie. No, qui siamo nell'era del colore brillante, degli obiettivi fotografici con grandi possibilità. Guardatele queste immagini, sono effettivamente fenomenali se paragonate a quelle precedenti che sembravano dei bottoncini appesi a una cordicella. Ecco, più o meno. Bisogna dire la verità, infatti. A metà anni 70 una parte degli ufologi era sufficientemente accorta da non prendere in considerazione, senza aggrottare la fronte, immagini di questo tipo. Anche molti di quelli che credevano che tutto sommato nella questione UFO ci fosse qualcosa di vero, intuivano, guardando queste fotografie, la loro reale natura. Però c'è uno studioso, uno scettico, al quale dobbiamo più di tutti un'analisi devastante delle storie di Meyer e in particolare delle sue immagini. Si chiama Karl Korff ed è uno degli enfants terribles dello scetticismo ufologico contemporaneo. Nel 1995 Korff ha pubblicato un grosso volume, questo qui che vedete tra le mie mani, The Billy Meyer Story, la storia di Billy Meyer, Spaceships of the Pleiades, astronavi delle Pleiadi, che riassume i risultati delle sue fatiche, che hanno comportato diversi viaggi in Svizzera, dove è stato in incognito, in modo da non farsi cacciare via dal contattista e dai suoi fan nel momento in cui si fosse presentato alla porta del gruppo. I riferimenti al libro di Karl Korff, se volete divertirvi a leggerlo, lo trovate così nelle descrizioni di questo video. Ebbene, che cosa emerge? Beh, nel caso delle immagini dei dischi volanti, per esempio, Korff chiarì che la lunghezza focale della macchina fotografica che Meyer dichiarava di aver usato mostrava con chiarezza che quelli ripresi non potevano essere oggetti di circa 9 metri di diametro e relativamente lontani,
come appunto sosteneva Mayr, quelli che si vedevano dovevano essere dei modellini di dischi e dunque oggetti piccoli tenuti molto vicini alla macchina fotografica. In qualche caso nelle foto c'erano addirittura tracce dei fili sottilissimi usati per sospenderli a mezz'aria. Quanto ai filmati degli UFO pleiadiani, beh, lì quasi di certo c'era stato un lavoro più impegnativo. In diversi casi i dischi pleiadiani oscillano avanti e indietro, cosa che per tradizione molti ufologi ancora pensano sia una caratteristica del moto delle astronavi aliene. Come al solito, e come ha documentato Karl Korff nel suo libro, i dischi pleiadiani oscillano come se fossero mossi dal vento, proprio perché molto probabilmente era il vento a muoverli. Korff ha ricostruito gli stessi effetti usando modelli identici ai dischi di Mayr e servendosi di palloni gonfiati con elio a cui sospendere questi dischi. Anzi, secondo i risultati delle analisi condotte da Korff sulle foto, in qualche caso sullo sfondo, anche se a malapena, i palloncini semitrasparenti si riesce anche a intravederli. Però il vero colpo di scena sulla natura delle immagini è arrivato un po' dopo, cioè nel 1997. In quell'anno Calliope Zefirou, la donna che aveva sposato Mayr, ormai non era più sua moglie. Ebbene, nel 97 la signora Zefirou, ex Mayr, rilasciò un'intervista nella quale, sia pure palesemente a malincuore, diceva più di un interlocutore che i dischi pleiadiani ripresi dagli obiettivi dell'ex coniuge, per quanto ne sapeva lei, erano stati prodotti in casa, usando oggetti banali reperibili presso l'abitazione, coperchi di barattoli, chiodi, altre parti che si potevano trovare in cucina. Tuttavia la donna non aveva visto direttamente la produzione delle foto e allora il team di Mayr ne approfittò per rispondere che sì, effettivamente dei modellini c'erano, ma erano stati costruiti dai figli di Mayr come regali per il padre, oppure no, erano stati prodotti come termini di confronto con i dischi volanti veri da Wendell Stevens, un ufologo americano, un grande ammiratore di Mayr, convintissimo dei contatti del suo amico con gli alieni. E su Mayr costui ha anche scritto diversi libri. Ci sarebbe poi qualche altra piccola precisazione da fare su Mayr come fotografo e come realizzatore di filmati. Dobbiamo infatti sapere che quelle immagini, secondo lui, non erano state realizzate, diciamo così, per caso, ma dietro precisa autorizzazione, dietro incoraggiamento dei pleiadiani. Il loro scopo, infatti, sarebbe stato proprio quello di farsi accettare attraverso il loro profeta, cioè Mayr, fornendo al mondo prove straordinarie e inoppugnabili, che poi sarebbero le foto e i video che abbiamo visto. Forse però i pleiadiani dovevano avere pensato che i dischi volanti, anche se a colori e riprodotti su libri fotografici di grande formato, non sarebbero stati sufficienti come prova. Infatti Mayr ha prodotto altre immagini ancora più straordinarie. Al confronto, i dischi volanti, un pochino barocchi delle foto e dei filmati, erano destinati a impallidire. Siete curiosi di sapere di cosa si tratta, vero? Beh, Billy Mayr ha dichiarato non solo di essere in contatto con gli UFO, ma di poter anche viaggiare nel tempo. Certo, grazie alla scienza dei pleiadiani, grazie a loro è riuscito persino a tornare nella preistoria, visto che era lì, di passaggio, ha fotografato qualche dinosauro. Eccoli qua, li stiamo vedendo. Peccato però che l'immagine di questi bei dinosauri è identica come le creazioni dell'artista ceco Zdeněk Burian, che è notissimo a livello internazionale per essersi specializzato in quel genere di illustrazioni per libri di divulgazione. Ma ovviamente non finisce qui, eh? Oltre a godere del suo personale Jurassic Park, vi farà piacere sapere forse che in uno dei suoi tanti viaggi nel tempo, Mayr ha contribuito anche a salvare da un'aggressione niente meno che Gesù in persona. Sapete, sono cose che possono capitare ai profeti viaggiatori del tempo dei nostri giorni. Fra le altre cose, durante uno dei suoi voletti sulle astronavi pleiadiane, perché chiaramente lo facevano anche svolazzare qui e là i suoi amici, Mayr ha fotografato l'aggancio tra la stazione spaziale sovietica Soyuz 19 e il modulo americano Apollo, avvenuto il 17 luglio 1975. Come avrebbe potuto fare a fotografarlo se non era anche lui nello spazio? Ci aspetta però una brutta sorpresa se ci facciamo questo tipo di domande, perché la foto che lui ha prodotto è quella di uno schermo televisivo che all'epoca trasmetteva un servizio sulle modalità della missione, che era davvero all'epoca al centro dell'attenzione collettiva.
A dire il vero, quasi tutti gli ufologi, diciamo no, quelli non estremisti, non troppo invasati, avevano fatto notare già allora che accanto ai modellini di vario genere per le astronavi, probabilmente Meir aveva reimpiegato più volte, e in modo anche abbastanza maldestro, parecchie immagini private dal loro contesto di realizzazione. E non abbiamo ancora parlato degli incontri di Meir con le belle pleiadiane. E siamo forse all'esempio più divertente, dai, in assoluto, degli incontri extraterrestri di Meir. Billy, infatti, vantava una serie di frequentazioni di astronaute donne giunte dal pianeta Erra, nell'ammasso stellare, lo ricordiamo, delle Pleiadi. La prima è Sam Jase, che è stata a lungo il personaggio più in vista nei racconti di Meir, ma ce ne sono diverse altre, ad esempio Asket e Nera, bellissime, bellissime extraterrestri, che si sono lasciate, riprendere in fotografia da Meir. E anche questa volta da valorare i sospetti, diciamo anche forse qualcosa di più che sospetti della quasi totalità degli osservatori del caso Meir, sono state le ammissioni della ex moglie del contattista Calliope Zefirou. In realtà, infatti, le astronaute giunte con i buffi dischi volanti filmati da Meir erano due giovani americane, due componenti dei Gold Diggers, un gruppo di ballerine e cantanti che era noto all'epoca degli anni 70 sulle televisioni americane. Le due donne in particolare ovviamente non si chiamavano Asket e Nera, ma rispondevano ai nomi di Michelle de la Fave e Susan Land, e le immagini presentate come quelle delle due extraterrestri provenivano da una puntata del Dean Martin Show, uno spettacolo televisivo che in quegli anni vedeva il gruppo dei Gold Diggers come ospiti regolari del celebre cantante e attore italo-americano. In sostanza, Billy si era limitato a fotografare la televisione da molto vicino. Sì, è ridicolo, lo sappiamo, ma è anche triste, perché non dobbiamo pensare che scoperte come queste abbiano in qualche modo convinto Meir, o tanto meglio la sua cerchia di ammiratori, ad esistere. Nei casi in cui era decisamente impossibile negare l'evidenza, il contattista che cosa ha fatto? Semplicemente ha usato un trucco abituale negli ambienti ufologici più estremi, ma anche presso tutti coloro che per i motivi più diversi rifiutano di riconoscere un inganno di cui sono stati artefici loro stessi. Ebbene, cosa fanno? Ammettono, sì, le foto sono false, ma solo per rovesciare la cosa a proprio favore. Come? Beh, semplice. Per Meir, foto come quelle di Asket e Nera erano state fatte circolare apposta dai servizi segreti ed erano state infilate nei suoi archivi per screditarlo e per combattere la sua opera di messaggero della verità. Insomma, non si era accorto di queste foto, le ha pubblicate e, caspita, lo hanno proprio incastrato. Insomma, come potete ben capire, una delle più frequenti fallacie di ragionamento tipiche del pensiero cospirazionista. Mi prendi con le mani nel sacco? Beh, allora è un complotto per mettermi in cattiva luce. Non è vero niente di quello che è successo. E purtroppo non sono solo gli ufologi a fare questo tipo di deliranti dichiarazioni, come, ahimè, la cronaca ci dimostra. In realtà, se allarghiamo un po' il nostro sguardo, la storia dei dischi volanti ripresi da Meir si rivela per quello che è: parte di un progetto nel quale filmati e foto degli UFO rappresentavano soltanto un elemento, ma nemmeno il più importante, di un percorso assai più ambizioso. Abbiamo provato a fare due conti, ma non siamo sicuri di esserci riusciti fino in fondo. Fra il 1975 e il 2020, Meir ha pubblicato a sua firma circa 45 libri in tedesco, molti dei quali composti da centinaia di pagine. In tutto ciò le cose, chiamiamole così, strettamente ufologiche, costituiscono soltanto una parte di quella che si configura come una vera e propria nuova religione di cui Meir è il fondatore, il profeta e l'unico interprete. Foto di UFO, video, racconti di incontri con gli extraterrestri, viaggi nel tempo, alla fine, tutto sommato, costituiscono più che altro un'occasione, per quanto importante, per propugnare le sue verità. Insomma, non sono le foto il cuore delle sue elucubrazioni. Negli anni più recenti, la visione del cosmo che Meir ha costruito si è quasi sostituita, nell'attenzione almeno dei ricercatori dei fenomeni sociali e psicologici, alle verifiche sulle pretese foto e video di UFO. Cioè, i ricercatori si sono resi conto che era più interessante a quel punto cercare di capire cosa passava per la testa, cosa credeva Meir, uno come lui,
anziché inseguire una dopo l'altra l'origine delle fotografie così palesemente false dei pleiadiani o le modalità di realizzazione delle tante riprese di dischi volanti sugli alpeggi della Svizzera interna. Nel 1977 Meyer presiede la struttura organizzativa nella quale ha poi svolto le sue attività, diciamo così, di profeta degli extraterrestri, cioè il Semjase Silver Star Center, dal nome della sua più celebre amica pleiadiana, quella che lui conosceva così bene da scambiarla per una ballerina della televisione. Il centro si trova a Schmidrüti, spero di pronunciarlo giusto, un idilliaco paesino del cantone di Zurigo. Lì Meyer riceve tuttora ammiratori e seguaci di quella che è con ogni evidenza una religione basata su un vero e proprio culto per la tecnologia e sulla totale rilettura in senso alieno della Bibbia. Vi ricorda qualcuno? Ecco, sempre a Schmidrüti ha anche sede il braccio operativo e commerciale del gruppo di Meyer, che in tedesco si chiama FIGU, la cui sigla, traducendola in italiano, sta per Libera Associazione di Interesse per le Scienze di Frontiera, le Scienze Spirituali e gli Studi Ufologici. Pensate, le iniziative concrete di Meyer, editoria, conferenze, video, foto, gadget, proprio per il loro successo, sono diventate un esempio di come lo spiritualismo ufologico classico, propagandato con libri e opuscoli, è transitato senza colpo ferire all'era di Internet. Su questo aspetto molto rilevante per capire l'uomo Meyer esiste un'intera tesi di dottorato di ricerca. È in tedesco, ma se proprio vi va, nella descrizione al video vi dirò come reperirla in rete. Insomma, non pensiate che Schmidrüti, 90 abitanti in tutto fra gli alpeggi zurighesi, sia un luogo irrilevante. Quando in futuro gli alieni di Meyer, i pleiadiani, insomma, finalmente si faranno vedere da tutti? È proprio lì, a casa di Billy, che atterreranno in massa. E nel frattempo l'intermediario unico fra il cielo e la terra resta lui. E dico unico perché Meyer denuncia come falsi profeti molti altri colleghi contattisti del passato, anche alcuni famosissimi. Il caso per esempio di George Adamski, diventato famoso a metà degli anni 50, anche lui per le foto dei ricognitori venusiani. Oppure del più recente francese Claude Vorion, che si fa chiamare Raël, con la sua religione atea. Ah, per Billy sono solo dei truffatori. Meyer racconta anche di essere andato sui luoghi degli incontri con gli alieni guidato telepaticamente, oppure seguendo dei segnali che i suoi amici spaziali gli facevano vedere in cielo. Si tratta di posti in campagna e lui, da bravo agricoltore, li raggiungeva in ciclomotore, in auto, oppure al posto di guida di un bel trattore. Qualche volta si faceva accompagnare nei pressi del luogo fissato per il rendezvous da altre persone impiegate come guidatrici, ma attenzione, a un certo punto, immancabilmente, lui diceva stop. Poi scendeva dal veicolo e da solo raggiungeva il luogo appartato per gli appuntamenti. Questo significa che nessuno lo ha mai visto direttamente chiacchierare nelle campagne zurighesi con la bella Semjase o con altri pleiadiani. In molte altre occasioni però per Meyer non si trattava di incontrare fisicamente i suoi confidenti delle stelle. E dunque in questi casi niente telepatia, niente teletrasporto, perché gli è successo anche quello ovviamente, niente segnali da seguire. Nella maggior parte delle occasioni infatti Meyer ha raccontato di aver ricevuto delle ispirazioni mentali da parte dei pleiadiani. E in larga misura è grazie a quelle, dice lui, che ha potuto compilare tutte le decine di libri che ha scritto. Anche se a dirvela tutta, alcuni ritengono che dietro molte delle idee di Meyer in realtà ci sia stato un suo storico portavoce, Guido Musbrügger. E già, perché Meyer in realtà dichiara che è grazie alle comunicazioni da parte dei pleiadiani che ha potuto chiarire che lui, e soltanto lui, è l'ultima incarnazione dei più importanti profeti biblici, da Enoch a Elia a Mosè, Isaia e anche Maometto, per completare la fila, senza dimenticare un certo Immanuel, che poi non sarebbe altri che Gesù Cristo. A qui è anche il caso di dire che da un certo punto in avanti Meyer non ha chiamato più i suoi extraterrestri pleiadiani, ma Plejaren, avendo capito che quello è il vero nome con il quale loro stessi si definiscono. Ma a parte rivelarci finalmente dettagli come il nome corretto della specie aliena che ci visiterebbe da tempi immemorabili,
Meyer ha raccontato pure che nel 1963 in una grotta presso Gerusalemme ha scoperto alcuni antichi rotoli aramaici che contengono gli insegnamenti, quelli veri, però, di Immanuel, cioè di Gesù. Del resto, Gesù stesso, nel corso di un viaggio nel tempo fatogli fare dai pleiadiani, ha riconosciuto di persona che Billy Meyer gode di uno sviluppo spirituale superiore al suo, che dunque è lui, l'agricoltore svizzero, il vero e ultimo interprete di ciò che Gesù voleva dire nei suoi discorsi alle folle 2000 anni fa. Nel 1975 esiste persino una serie di 12 affermazioni propugnate da Meyer che tutta l'umanità dovrebbe seguire e che in sostanza dovrebbero sostituire i cosiddetti vecchi comandamenti ebraico-cristiani. Ma insomma verrebbe da chiedere a Meyer: ma perché i pleiadiani, questi nostri fratelli maggiori, sono tanto affezionati alle nostre sorti? Gli alieni hanno svelato a Billy come mai tengano così tanto a noi poveri terrestri. Gli hanno detto che sia loro, pleiadiani, che noi terrestri abbiamo in realtà dei progenitori in comune. I nostri antichi genitori, infatti, venivano dalla costellazione della Lira e, per vostra cultura, più esattamente da un pianeta in orbita intorno alla stella Vega, la stella della Lira, che dalla Terra è la più luminosa e che ha attratto l'attenzione dei popoli sin dall'antichità. E fu appunto nell'antichità che accadde tutto quanto. Meyer, come altri che prima e dopo di lui hanno costruito le ipotesi più fantastiche sugli antichi astronauti, racconta che questi extraterrestri, insieme ad alcuni nostri antenati, combinarono un sacco di guai. Ci hanno dato la tecnica, ci hanno insegnato un sacco di cose, ma è stata questa commistione, questa mescolanza fra le malefatte dei vegani, nel senso di astronauti di Vega, intendiamoci, e quelle nostre ad avere scatenato quasi tutti i guai dell'umanità. Questa è la vera caduta dell'uomo, la fine dell'età dell'oro di cui parlano tradizioni antiche, religione e occultisti. Insomma, questi alieni erano una specie di semidei e gli antichi li adoravano, ma in realtà, malgrado la loro incredibile tecnica, avevano un sacco di cose che non andavano. I pleiadiani, molto più avanzati, più intelligenti di noi, nel passato hanno rimediato ai guai che anche loro avevano subito a causa di questa mescolanza coi tizi di Vega. Adesso però, per nostra fortuna, vogliono aiutarci. In fondo, in una certa misura, siamo parenti, se non si aiutano i parenti. Ecco, in questa idea del sangue comune, della comunanza fra specie, fra razze, nell'idea del legame, sia pure fra diversi gradi di evoluzione scientifica di cui le razze cosmiche godrebbero, possiamo scorgere anche qualcos'altro. Che cosa? Beh, l'influenza della dottrina della teosofia, il grande movimento occultistico fondato nel 1875 da Helena Blavatsky, ne abbiamo già parlato anche in altri video, che su queste idee dell'evoluzione di razze diverse e di mondi differenti ha basato molte delle sue teorie religiose. Oggi, comunque, per tornare a Meyer, i pleiadiani usano il nostro agricoltore svizzero come il nuovo messia. Tramite lui lanciano moniti durissimi contro la sovrappopolazione, contro la perdita della fascia dell'ozono atmosferico, lo sfruttamento delle risorse, l'energia nucleare e la minaccia di nuove, sempre più tremende guerre. I pleiadiani però conoscono anche il nostro futuro e quindi a Meyer hanno fatto rivelazioni su quello che ci accadrà più avanti e quello che ci aspetta è un futuro distopico, ma comunque un futuro non del tutto scritto, non determinato, un avvenire su cui forse possiamo ancora fare qualcosa. Che cosa attende quindi l'umanità secondo i pleiadiani di Meyer? A parte il fatto che scopriremo i resti di un'antica civiltà, dove? Su Marte. Anche questo è un vecchio luogo comune dell'archeologia spaziale e delle teorie sugli antichi astronauti. Beh, a parte questo, poca roba, i nostri nipoti assisteranno a una vera e propria trasformazione collettiva. Prima sarà scoperto, per te virgolette, un nuovo DNA. Ecco, chiuse virgolette. Chissà cosa voleva dire Meyer parlando di un nuovo DNA. Più pallida idea.
E questo però ci permetterà di curare le malattie e allungare di molto la vita media. Ma questa innovazione, per quanto importante, sarà solo l'anticamera del futuro. Gli esseri umani diventeranno simili a robot e saranno creati ibridi fra umani e animali destinati a svolgere i lavori pesanti. Gli umani robot, grazie a innesti di parti elettronico, biologico, potranno diventare armi viventi o veri e propri velivoli, in parte artificiali, per metà ancora umani, per il resto super macchine della tecnica a noi incomprensibile. Un futuro che sembra inquietante, terribile, che messo in questi termini sembrerebbe ineluttabile, ma quella che sembra attenderci sarebbe dunque la perdita totale della nostra umanità. Allegria, no? Ed ecco, è proprio qui che entra in gioco il ruolo definitivo di Edward Billy Meyer, il nuovo salvatore del mondo. Una delle entità pleiadiane, Quetzal, ha infatti spiegato a Meyer che le profezie e le previsioni non sono mai intoccabili. Se pensieri e azioni sono dirette al bene e ai cambiamenti positivi, anche i peggiori vaticini possono essere smentiti. Devo proprio dirvelo? Beh, il ruolo di guida verso una trasformazione in senso positivo, più ottimistico di questo quadro così fosco, indovinate un po' a chi spetterà? Ma al nostro amico ultranovantenne svizzero, ovviamente. La sua missione è quella, sin da quando è nato. La prima volta che i pleiadiani gli si sono presentati per iniziare ad accompagnarlo in un percorso così trionfale, a questo puntavano. E chissà dunque quanto ancora vorranno aspettare i nostri amici pleiadiani a fare qualcosa, no? Visto che il nostro amico contattista ha una sua bella età ormai. Il fatto è che spetta a noi, cittadini del mondo, riconoscere Billy Meyer come la nostra guida e poi seguirla. A questo punto, forse, a sentire tutte queste fantasie, molti fra noi saranno stati presi da un attacco di vertigine, di ridarola, scegliete voi. Però tutto sommato, in queste elucubrazioni che vanno oltre il ridicolo, francamente, in tutto questo universo che fa rimanere anche senza parole, c'è anche qualcosa di pessimo. E la cosa peggiore, infatti, sta nel fatto che le foto e i filmati più o meno assurdi delle astronavi pleiadiane, quelle che hanno reso celebre Meyer negli anni 70, sono stati funzionali per fondare una religione che però, purtroppo, secondo parecchi osservatori, presenta anche accenti antisemiti. Che strano, vero? Meyer, infatti, ha predetto più volte, annunciando le date, una terza guerra mondiale che sarebbe scoppiata se gli Stati Uniti e Israele avessero continuato quelli che chiama i loro crimini. Ma, anche peggio, ha accennato più volte agli ebrei con un nome appena velato, dicendo che il vero nome di quel popolo è gli Zingari e che gli Zingari vogliono impadronirsi del mondo e che proprio per questo commettono crimini di ogni sorta, anche in segreto e usando mezzi subdoli. Insomma, purtroppo le foto dei dischi volanti di Meyer, anche divertenti a volte, i suoi filmati, che dal punto di vista tecnico sono la versione bella, no? Colorata e meglio definita dei film in Super 8, delle foto con i vecchi reflex come quelle di Bruno Ghibaudi o come la pellicola di Madeleine Rodefer che ho già presentato in un altro episodio, rivelano ben presto la loro natura molto discutibile. Quei modellini più o meno ben costruiti e inseriti in modo gradevole nei panorami delle valli svizzere, per Meyer sono stati soltanto una parte, una componente specifica di un'impresa assai più ampia. Riscrivere la storia della civiltà e del cristianesimo, accreditarsi come interlocutore unico e autorizzato di una superciviltà e individuare dei nemici a cui contrapporsi, che come spesso capita in chi cerca di sfruttare stereotipi razzisti per raccogliere consenso facile, identifica immancabilmente nel popolo ebraico. E francamente, a parte altre considerazioni, usare immagini riprese da film di fantascienza, da scene televisive, da libri, riviste varie, insieme a dischi volanti con cupola sospesi in maniera un po' grottesca sugli alpeggi svizzeri, non mi pare sia stato un sistema adeguato per sostenere un piano di trasformazione cosmica come quello che Edward Meyer, da quasi 50 anni ha preteso di avere, solo per se stesso e per i suoi seguaci, ma per l'intera umanità, che grazie al cielo si direbbe lo ha gratificato per qualche anno, ma soltanto di un piccolo successo mediatico. Nelle nostre indagini noi non vogliamo giudicare le persone o tracciare segni definitivi su quello che hanno detto o fatto,
Ma nella strana storia di oggi tutto indica che quest'uomo, per motivi che non siamo in grado di indagare fino in fondo, partendo da una serie di fotografie e di video di UFO molto fantasiose, è diventato il centro, il profeta, il leader unico di una piccola ma ben organizzata nuova religione che ha al centro quello che i suoi amici e amiche Pleiadiani gli hanno rivelato, a lui il prescelto per la nuova era. I Pleiadiani insomma gli hanno fornito delle buone ragioni per farsi conoscere in ogni continente. Oggi Meyer, come dicevamo, si avvicina ai 90 anni di età e forse la cosa più interessante nel prossimo futuro sarà capire se la sua organizzazione e le sue idee gli sopravvivranno. Con questo genere di rivelatori a volte è andata così, altre invece no, e le loro bizzarre teorie dopo un po' sono state consegnate alla storia del pensiero umano, a volte alla spazzatura del pensiero umano, come è accaduto a mille altre vicende simili. Per il dopo Meyer è proprio il caso di dire: staremo a vedere. Io vi ringrazio per avermi accompagnato, no, a capire come si deve in questo viaggio la storia improbabile di un celebre contattista UFO. E come sempre ringrazio i naviganti che ci aiutano a realizzare questo e tutti i contenuti che condivido qui e sugli altri miei social, sbarcando sulla mia isola del mistero, cioè la mia pagina Patreon, dove condivido molti contenuti esclusivi dietro le quinte del mio lavoro e molto altro, e dove i partecipanti possono entrare in una chat segreta dove, oltre a me, con cui possono appunto conversare e magari anche collaborare, si trovano tanti altri naviganti. Potete leggere i loro nomi nella sigla di questo episodio. E poi ringrazio anche chi arriva su Tipeee e ci sta aiutando a costruire un giro di incontri su alcuni dei luoghi misteriosi del nostro paese con i naviganti. E per finire vi ricordo il mio nuovo libro, Geniale, in cui racconto quello che il mio maestro James Randi mi ha insegnato e qui vi spiego perché il multitasking è solo un mito. Il multitasking oggi sembra essere una di quelle cose che tutti siamo un po' costretti a fare, non rispondere al telefono, intanto scrivere, intanto mandare una mail, intanto guardare quello che succede da un'altra parte. È però un mito effettivamente, perché il nostro cervello non è fatto per il multitasking, non si è evoluto, no, Homo sapiens non si è evoluto 300.000 anni per arrivare a seguire più mansioni contemporaneamente. Noi riusciamo a seguirne bene una alla volta. Quando ci vogliamo seguirne due, il nostro cervello impiega del tempo, qualche secondo per spostarsi dall'una all'altra e alla fine ci ritroviamo a seguirle male tutte e due, anche se abbiamo l'illusione di poterlo fare efficacemente. Quindi forse, ed è un'altra delle cose che mi ha insegnato sempre Randi, riuscire a focalizzarsi, a dedicare il tempo necessario per portare a termine o per concentrarci nel periodo che abbiamo deciso su una determinata cosa, poi metterla da parte e dedicarci sia a qualcos'altro. Ma se noi insistiamo, no, nel voler parlare con una persona e intanto rispondere ai messaggi, il rischio alla fine è proprio quello di non essere efficace nessuna di queste due cose, ma quando abbiamo a che fare con delle persone il rischio è anche quello di perdere l'empatia, di perdere proprio la capacità di relazionarci con gli altri, e non ci dovremmo stupire a un certo punto se preferiranno guardare anche loro i loro device anziché parlare con noi. E dunque vi invito a leggerlo e spero che quello che ho imparato da Randi possa tornare utile anche a voi. Un'ultima segnalazione però. Un caro amico, Alex Dante, ha appena mandato in stampa La storia impossibile del mondo, dall'anno 1 a oggi, secondo volume sulla storia fantasiosa, fantascientifica, piena di misteri dell'universo, insomma, raccogliendo tutte le teorie. Una bellissima davvero raccolta di fatti, di storie, di vicende narrate e ricostruite, anche tra l'altro con i fumetti di Marti Misteri, con delle illustrazioni meravigliose, e ho anche il piacere e l'onore di essere presente in questo libro con una lunga intervista che insomma mi onora. Grazie Alex, grazie a voi, e mi raccomando, cercatelo e leggetelo, pubblicato da Sergio Bonelli, editore. Noi ci rivediamo molto presto, cioè venerdì prossimo, con un nuovo episodio di Strane Storie. A presto! L'ho sempre detto io! Che cosa sentiamo? Che se c'è un animale veloce, beh, quelli sono i pidocchi! I pidocchi! Ma perché? Beh, ma perché sono sempre in testa!